Bentornati a Teia e bentornati nel mondo di Kalia. Con estremo ritardo causa vacanze, leggo e parlo con voi ora di Kalia, l'era dei fondamenti, numero 9, nel regno dei Galdest o dei Gialdest. Come cazzo si pronuncia? So che mi avete detto che si pronuncia con la G dura, eh. Parliamo del numero. Bentornati su No Mamma Mazzo, bentornati nella rubrica Fantasy e bentornati nella rubrica Fumetti. Continuiamo a parlare di Kalia, bando alle ciance, voglio dire subito che questo numero, vabbè, come sempre, il soggetto, la sceneggiatura, la cura sono di Luca Lamberti e di Leonardo Cantone. E i layout sono ancora di Luca Lamberti, i disegni sono di Vito Coppola, ci tengo a dirlo, perché appunto i disegnatori si stanno, cioè cambiano, a differenza degli autori che stanno tenendo le redini di questo fantasy. E volevo parlare appunto di Vito Coppola perché ho apprezzato particolarmente i disegni di questo numero, non che i disegni degli altri numeri fossero a un livello qui e questi siano qui. Sono tutti stati degli ottimi disegnatori finora. Quando ho avuto qualcosa da dire, il positivo e il negativo, comunque l'ho sempre fatto presente nei miei video. Però ecco, in questo numero il disegnatore ha avuto l'onere e l'onore di disegnare la città dei Pellegrigia. Sappiate che dirò Pellegrigia d'ora in poi, così non litighiamo sulla pronuncia. E devo dire che ha fatto un lavoro spettacolare. Questi luoghi, queste location, si respirano perfettamente, persino attraverso un fumetto in formato Bonellide. Ed era un arduo compito che è stato ampiamente superato. Al che io qui lancio subito, siamo a 2 minuti e 51, lancio subito una proposta alla Bugs Comics. Perché io da questo numero, ragazzi, ci sono alcune tavole, ecco, qua, dalla tavola 2021, le tavole 2021, se non mi ammazzano i miei insegnanti di fumetto, queste tavole qui. Ecco, io qua, anche se era in bianco e nero, ragazzi, io ci ho percepito il colore. Io ho detto, cazzo, ma io queste tavole le voglio vedere full color. Voglio vederle illuminarsi, no? Mi è quasi dispiaciuto in un certo senso che i fumetti italiani, ma non solo i fumetti italiani, persino i manga, pensate che vanno tantissimo in Italia, prima che arrivi un'edizione di un certo numero o di tutta la collana in full color, deve avere un successo spropositato perché la casa editrice investa a tal punto. Quindi viene da sé che per quanto Kalia possa piacere oppure no, sarà sempre comunque più di nicchia rispetto a Samuel Stern, che sarà sempre più di nicchia rispetto a Dylan Dog, che persino Dylan Dog in questo momento non sta andando benissimo, eccetera, eccetera. Adesso sta andando benissimo, per esempio, Drago Nero e non mi sembra che lo stiano stampando in full color. E quindi ho questa consapevolezza razionale che Kalia io non la vedrò colorata e questa cosa mi spezza il cuore perché queste tavole sono davvero spettacolari. Poi magari mi sbaglierò, magari a colori invece rendono di meno, però è un fantasy e mi piacerebbe proprio tanto vedere i colori di questo mondo fantasy come sono stati concepiti. E quindi da qui la mia proposta. Io, proprio perché so che stampare a colori ha dei costi non indifferenti e che con Kalia si cerca comunque di arrivare anche a un pubblico giovane, secondo voi sarebbe possibile se la Bugs Comics, che è sì una casa editrice media, non è più una casa editrice piccola, però è medio grande,
sarebbe possibile per la Bugs Comics creare un'app con i suoi fumetti, Samuel Stern, Kalia, il Darryling, Singularity, eccetera, eccetera. E poi anche Mostri Alieni, quindi tutti i fumetti da libreria che pubblicava prima di andare in edicola. Sarebbe possibile per la Bugs Comics creare un'app per i giovani? Bello dire app per i giovani, come fanno i vecchi. Creare un'app per i giovani dove, appunto, o con un abbonamento, che, però vabbè, i giovani non cacciano una lira, quindi più che con un abbonamento direi, non lo so, magari o con un costo inferiore al fumetto cartaceo, o magari con un costo inferiore e un'uscita posticipata di un mese, e con dei bei paletti per evitare che qualche furbino scarichi le tavole, tipo dove non si può fare lo screenshot, non si può fare salva con nome, in modo che il copyright sia completamente protetto. Però ecco, fare appunto un database, un'applicazione per i ragazzi che possano leggere i fumetti della Bugs Comics, non solo andando in edicola, che come avete visto il video di Luca DJ sono sempre di meno, eccetera, ma poi semplicemente i ragazzi non ci vanno in edicola perché cercano i manga. E i manga spesso e volentieri sono in fumetteria e libreria, quindi i ragazzi vanno direttamente in libreria, insomma, le edicole le snobbano. Quindi sarebbe molto carino per una casa editrice nuova lanciare una proposta di fumetti italiani suoi, che poi magari per carità si può espandere anche ad altri fumetti, dove c'è la possibilità di presentare dei fumetti a colori. Questo fumetto, questo numero è tutto in scala di grigi. E secondo me si potrebbe colorare tranquillamente, cioè è ovvio che non credo l'abbiano fatto, ma se volessero potrebbero tranquillamente farli tutti colorati digitalmente e poi stamparli in scala di grigi. Questo si potrebbe fare senza nessun problema. Sicuramente ci sono problemi che io non concepisco, che non conosco perché non sono proprio del settore, però probabilmente ci si può arrivare. Poi non tutti i numeri per carità devono essere a colori, sicuramente Samuel Stern rende meglio in bianco e nero quasi sempre, però ecco, dove c'è di mezzo il fantasy sarebbe proprio bello vedere qualcosa del genere, e sarebbe anche un metodo, un mezzo magari per arrivare a un pubblico diverso da quello delle edicole. Chiusa lunghissima parentesi su un argomento tecnico che però ci tenevo a dire, perché questo, i disegni di questo numero mi hanno particolarmente colpito. Ecco anche questa tavola qui, guardate che bella. Certo, sicuramente in uno schermo di un telefonino renderebbe meno, la speranza è che uno legga le cose sul tablet, però immaginatevi la possibilità di un giovane, di un ragazzino, di zoomare, vedere i dettagli di qualunque cosa. Tanta roba. Allora, torniamo invece a parlare della storia di Kalia. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo, iscrivetevi al mio canale se mi seguite con costanza, mettete un bel mi piace o non mi piace a questo video, anche a tutti gli altri che ve frega, condividete il video con tutte le persone che leggono i fumetti e commentate qui sotto con quello che ve ne è parso di questo video e di questo numero. Parlando della storia, ormai, forse non so se l'ho detto nel numero scorso, ma posso dirlo in questo numero, ormai Kalia mi ha totalmente convinto. Sono salito completamente a bordo, probabilmente il personaggio con cui mi identifico di più è il nano, dato che sono salito a bordo esattamente insieme a lui. No, non è vero, non... Però sono stato molto felice che alla ciurma, diciamo, si sia... alla compagnia, ecco, usiamo questo termine un po' più fantasy, alla compagnia si sia unito anche il nano, che fa da traduttore, che fa da guida. Non so se sarà una cosa costante, dato che nella prossima copertina il nano non c'è, però potrebbe essere semplicemente un motivo per cui in quella scena non c'è, o un errore, chi se ne frega, non è un problema. Però mi piacerebbe che il nano diventi parte fissa della compagnia. E devo dire che andando nel regno dei Pellegrigia, finalmente si sono visti bene tutti gli aspetti di tutti i personaggi, sono stati sottolineati bene tutti i rapporti interpersonali, tutti i personaggi che conosciamo in questo numero hanno mostrato un lato di loro stessi che non avevamo visto prima, ed è molto interessante.
capirli meglio. Per esempio, quando si va a parlare della Grigia Mattanza, scopriamo che Aridan, e potevamo intuirlo dalle canzoni che cantava, è fondamentalmente un, mi viene da dire, un bigotto. Non vorrei dire che è un nostalgico della Grigia Mattanza, che è un, non so se si può dire su YouTube, non si potrebbe neanche dire fascista in questo senso, perché era il Pelle Grigia a essere come Adolf, mentre quelli che hanno fatto la Grigia Mattanza sono stati, passatemi questo termine, i partigiani in questo caso, però non si può dire che lui sia un nostalgico di quel periodo, perché sono passati 500 anni, quindi hanno, cioè, mettetevi nei panni del mondo reale, ma noi che cazzo ce ne frega di una guerra di 500 anni fa? Cioè, a parte feudalesimo e libertà che saluto, cioè, non è che stiamo ancora qui a dibattere sui Guelfi e Ghibellini, stiamo qui a dibattere sullo scorso secolo, sul nazismo, sulla Shoah, eccetera, eccetera. Quindi non vedo nemmeno Aridan come un nostalgico di quel periodo, perché lui non c'era, perché è un essere umano. Mi viene più da pensare che sia stato, che sia un bigotto, che sia stato cresciuto dalle generazioni precedenti a lui con questa mentalità. E mi è sceso un po' come personaggio. Secondo me questo suo atteggiamento in futuro lo potrebbe portare a fare delle scelte non felici e che, cioè, lo fanno, non dico passare come villain, però magari come semi-villain di quel numero. E questo è l'aspetto di Aridan. Poi ovviamente invece abbiamo visto Tag, che ha detto una frase appunto quasi filosofica rispetto alle sue solite volgarità, e riusciamo a capire che comunque Tag non è solo la linea comica, ma anche lui ha un passato, ha qualcosa che lo ha portato a essere così, che gli ha insegnato qualcosa. Kalon si sta un attimino sbilanciando, quindi fa qualche battutina. Mi ricorda davvero tantissimo Legolas in alcune vignette. Ho letto la voce di Kalon con la voce del doppiatore di Legolas, quindi penso che funzioni. Il nano mi piace molto. Sapete che io non sono un grande amante delle catchphrase scritte, quindi quel hum del nano normalmente mi infastidirebbe, però è molto utile, specie quando sono fuori campo, a capire chi sta parlando. Quindi ci sta, non ho capito se è una cosa sua o se tutti i nani hanno questo, chiamiamolo, questa inflessione, questo accento che potrebbe essere tipico della lingua nanica, quindi uno strascico della sua lingua natia. Abbiamo visto un po' meno Tena, nel senso a livello di approfondimento, anzi addirittura il Pelle Grigia che la incontra non vuole che le si parli, che parli con lui, quindi ci sta che Tena non è stata tanto Lena non è stata tanto approfondita in questo numero. E poi vabbè, ovviamente la protagonista è Calia, dove semplicemente si sta convincendo un pochino di più che è una Pelle Grigia. Ora, è un po' il segreto di Pulcinella, lei semplicemente ha passato tutti i numeri precedenti a dire no, non lo sono, di qua e di là, non so cosa sono, eccetera, eccetera. Però è evidente che ha qualcosa a che fare con i Pelle Grigia. E in questo numero pare che stia sviluppando, comunque stia scoprendo di avere più o meno gli stessi poteri, e quindi sta un po' accettando di esserlo. Però è chiaro, dalle regole che ci hanno detto gli autori, che non può essere una mezzo sangue, perché i Pelle Grigia non creano meticci. Però abbiamo visto attraverso anche gli spettri, ecco, finalmente sono contento che si iniziano a vedere anche le regole oltre che le eccezioni. Abbiamo incontrato uno spettro d'eccezione, adesso finalmente incontriamo gli spettri classici e possiamo capire la differenza. Abbiamo visto che gli spettri danno allucinazioni e che lei ha visto qualcosa del suo passato, di quando era in fasce, e scopriamo che comunque c'è un Pelle Grigia alla nascita. Mi viene appunto da pensare che ci sia stato qualche cosa a livello di nascita. Io ora non credo, appunto, non può esserci un accoppiamento tra un Pelle Grigia e un umano, come ci hanno spiegato, però il Pelle Grigia c'entra qualcosa, la butto lì,
la mamma stava morendo di parto, magari la bambina era già morta nel grembo e i pellegrini possono manipolare la materia non organica. Probabilmente ha toccato qualcosa il Jaldest per non far morire la signora, per non far morire la mamma di Kalia o per non far morire Kalia, e ha manipolato in qualche modo il corpo del feto dall'esterno ed è nata Kalia, mi viene da pensare questo, vediamo qualcosa del genere. E chi è colui che ha fatto questa cosa? Lo dobbiamo un attimino capire, perché Kalia considera quella persona suo padre, anche alla luce del fatto che il suo padre umano era davvero, non era un pezzo di merda in generale, almeno magari sì, ma sicuramente lo era con Kalia, perché la trattava come spazzatura. Solitamente poi io non sono un grande fan di razze, di specie nuove create ad hoc per i mondi fantasy. Cioè, sulla carta non riesco bene a piazzarle. Per esempio, gli Hobbit, prima di sapere che esistessero gli Hobbit, dico: che cazzo sono? Sono solo in questo libro. E quindi mi spiazzano, ma questo perché sicuramente ho qualche problema, faccio parte dello spettro, non lo so. Ma anche in questo caso, come poi ho imparato ad amare gli Hobbit, sto imparando ad amare i Pellegrigia, il loro orgoglio, la loro storia, ed è appunto quel valore aggiunto che c'è in Kalia che non si può trovare in altri numeri. Quindi finalmente, senza più remore, Kalia è promosso a pieni voti. Ci voleva un po' per ingranare, perché ci sta, è un mondo fantasy, gli si deve dare l'atto di fiducia. L'atto di fiducia a me appunto è arrivato al numero 7, ma posso dire di darla pienamente in questo numero, dove credo ci si stia avvicinando alla fine di quella che potrebbe essere definita la prima stagione. Posso dire di apprezzare finalmente questo mondo che sto iniziando a esplorare insieme ai personaggi, poi vedremo cosa ci sarà nel futuro. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero in generale di Kalia, se questo numero vi ha convinto di più, e scrivetemelo qua sotto nei commenti, o vi aspetto qui sotto, e ci vediamo anche nel prossimo video. Io con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci.